ringrazio il consigliere Politi per il contributo, ma io credo, cioè c'è stata anche una volontà di mantenere questi temi separati. Qui oggi stiamo parlando di un atto che va a riconoscere contro la violenza di tipo sessuale o di diversità sessuali, e non vorrei assolutamente inserire, e già ero stata chiara in precedenza con il consigliere, un altro tema che va trattato sicuramente in separata sede. Quindi io già manifesto anche in maniera condivisa la mia contrarietà a inserire questo emendamento, e se posso sintetizzo quello che è l'emendamento che già avevo anticipato prima, che fondamentalmente prevede l'istituzione di una consulta. Consigliere, va bene, quindi il suo diventa a questo punto un intervento di illustrazione dell'emendamento a sua firma. Sì. Prego. In sintesi si integra l'atto prevedendo ufficialmente l'adesione di Roma Capitale alla promozione di questa giornata. Si chiede inoltre l'istituzione di una consulta permanente che permetta un dialogo, un confronto costante con l'amministrazione, e si chiede simbolicamente di poter esporre la bandiera arcobaleno contro proprio le discriminazioni, contro la violenza, ogni giorno, ogni 17 maggio in occasione di questa ricorrenza, sia in Campidoglio che in tutti i municipi, quindi in tutta Roma Capitale, proprio per sensibilizzare verso questo tema. Grazie.